Bujumbura capitale semideserta, di domenica tutto chiuso. Abbiamo preso la sim card del telefono fortunatamente con 4 giga, abbiamo speso 3 euro. Siamo ritornati qui all'operatore del telefono, c'è un po' di folla, speriamo di riuscire a prendere la sim oggi. Ho trovato qualche banca dove si può prelevare, apparentemente c'è problema di diesel, non hanno carburante. Non troviamo diesel, proveremo a Gitega, che è un'altra città grande, quindi vedremo. Sono tutti fermi ai semafori, gente storpia, chiedere soldi ovviamente, tutti quanti. Non è una bella atmosfera, è una città mezza morta, fa pure caldo. Quindi andiamo vicino al lago sperando di riuscire a rilassarci per qualche ora e calmarci un attimino. Si procede nella bellissima Burundi. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Vedo che già siamo alla terza birra, sì. E al secondo piatto di patatine fritte. Sì, perché solo questo mi fido di mangiare qua. Meno di un giorno in Burundi e ci siamo organizzati. Siamo qui sulle rive del lago Tanganyika, che è il secondo lago più profondo e lungo al mondo dopo Baikal. Praticamente si estende a vista d'occhio, vediamo l'orizzonte, quasi 700 km. La profondità massima quasi 1500 metri, quindi sembra di essere sul mare, solo che è tutto acqua dolce. Gigante. Siamo in questo bar che è una palafitta proprio qua sulla spiaggia. Tengono famiglie, quindi c'è una bimba che ci sta guardando. Siamo su questa palafitta, ci stiamo rilassando un attimino, qui vengono famiglie, alle 10 di sera chiuderanno, abbiamo chiesto il permesso al manager se possiamo campeggiare sulla spiaggia, quindi dopo la sera di ieri ci voleva un po' di tranquillità. È un relax totale, sì. Veramente, siamo anche un poco brilli. Appena quindi, appena. Sì. Da un lato vediamo Bujumbura, al tramonto molto bello, siamo qui da 3 ore, adesso si è popolato un po', come stiamo più tranquilli, e dall'altro lato c'è il Congo. Siamo a meno di 10 km dal confine. Volevo assaggiare un po' di pesce, ma non ci fidiamo tanto, quindi stiamo andando avanti a patatine fritte. Sì, l'ho visto il pesce, quindi meglio evitare. Stavo in macchina, venne un ragazzo con sua mamma, non lo so, una ventina di anni forse, perfetto inglese, mi ha detto molto impressionante quello che stiamo facendo, il suo sogno di viaggiare il mondo, e mi ha detto tu sei da Moldavia, io vi seguo in Instagram, ho visto il vostro profilo, tu sei da Moldova. Io so dove è Moldova, mi ha detto un paio di parole in russo, sono rimasta con bocca aperta, sto studiando in una università qua a Bujumbura, non lo so, veramente mi ha sorpreso che qualcuno da Bujumbura sa dove è Moldavia. E sa parlare russo. E sa parlare un poco russo. È impressionante perché non mi aspettavo. Questi qua sono fogli di cassava con cipolla, cucinati per ore, buonissimo, veramente buonissimo. Li abbiamo visto in Ruanda come li stavano macinando, quindi finalmente li provo. Molto buone. Molto buone. Con un po' di riso. Sì. Buongiorno amore. Buongiorno. Stamattina è tutta un'altra cosa.
Non c'è niente di più bello che svegliarsi dopo una nottata che hai semplicemente ascoltato. Volevamo campeggiare sul lago Tanganyika e ci siamo riusciti. Ci sono queste barchette la mattina che passano e raccolgono la plastica che galleggia qui nel lago. Provate a chiedere por qua con mio francese molto scarso. Plastic, por qua, por qua. Por quale plastic dovevo dire, ma non mi hanno saputo rispondere, quindi potrebbe essere per pulizia, riciclo, o forse vanno a riutilizzare queste cose in luoghi poveri per fare altre cosucce, non lo so. Comunque, meno male, almeno puliscono. Siamo vittima dell'infame guardata burundese. Ripetete questo video di me. Stanno facendo questo, immobili, tipo da 7-8 minuti. Un po' imbarazzante. Che non ti parlano, ti guardano così. Perfetto, niente di più bello che uscire dal posto in cui è stato per la notte e vedere il luogo di un bel incidente. Ieri sera ho sentito boom! E ho pensato che potrebbe essere, infatti è stato un brutto accidente. Questo ricorda sempre di guidare con molta cautela. Andiamo. Visto che siamo qua vicino, lo andiamo a vedere. C'è la Repubblica Democratica del Congo. Sono a poche decine di metri dal Congo. Per curiosità siamo andati a vedere i requisiti necessari per entrare in questo paese, che comunque non saremmo mai voluti andare a visitare, e non abbiamo cambiato idea. Ci vogliono circa $400 tra visti personali per due persone e permesso temporario per il mezzo. Il visto non si può ottenere all'arrivo, quindi dovremmo recarci all'ambasciata congolese qui in Bujumbura e aspettare circa una settimana. Comunque, abbiamo visto la sbarra, abbiamo fatto qualche foto, un video, siamo arrivati fin qui, adesso andiamo via. Oggi è, diciamo, il secondo giorno e mezzo che siamo a Bujumbura, seconda giornata mattinata. Tutte le pompe di servizio, tutte quante sono con questi fili spinati o con delle code lunghissime, chilometriche, macchine parcheggiate che parcheggiano la macchina e vanno via, quindi aspettando che arrivi il carburante. Fortunatamente siamo riusciti a mettere 25 litri perché abbiamo trovato una pompa di benzina semi privata di una compagnia di trasporti di camion, e si avvera che è riuscita ad intrufolarsi e andare a parlare con il boss, grazie amore. Ho detto che abbiamo un tempo limitato in Burundi, che dobbiamo solo attraversare per andare in Tanzania e ci servono 25 litri. Ho chiesto, ho detto per piacere aiutateci, e ci hanno fatto questo favore. Guarda qua. Da questo non si ferma. Wow, cos'è? Ha rotto il camion, sta bruciando olio. Incredibile. E non si ferma. Dobbiamo passarlo più presto possibile. Oddio. Attento. Mamma mia. Break down! Break down!
siamo fermati a prendere delle banane e poi abbiamo visto questo panetto di cassava avvolto nelle foglie di banano e l'abbiamo preso. 2000 franchi, 80 centesimi, un chilo di banane e un pane di cassava. Speriamo che non ci viene un diarreone adesso. Spero. Vedremo. Vabbè, dai. Andiamo in un albergo prima. Oh, ma c'è un profumo di banana, foglie, di penso banane. Banana. Sì, molto bello. Andiamo a vedere. Fai tu la cavia? Certo, come sempre. Ho una fame. Abbiamo comprato questo pane di cassava lungo la strada e abbiamo deciso di assaggiarlo adesso. Ovviamente togliamo il lato esterno, io ho già dato due morsi, quindi se avrò il diarreone è completamente mia grandissima colpa. Ha un gusto un po' gommoso, un po' affumicato, quindi penso l'abbiano cotto tranquillamente a legna. Ci metteremo un pizzico di sale. È buona. No, come? Perfetto. Ok. Metà a me, metà a te. Io prendo questo già mozzicato, grazie. Senti proprio l'affumicatura, sembra plastichina, sì? No, è buono. È buono. Vai amore, vai così, vai da qua, guarda. Penso con un po' di avocado, con qualcosa più... Un po' di ketchup. Dove siamo? Questo posto l'hai trovato tu, dai forza! Sì, sono Gishora Sanctuary de Tambours. Amore, il tuo francese è perfetto. Sanctuary de Tambours. Drummers, Royal Drummers di Burundi. Sono i batteristi, bassisti, percussionisti reali, non mi veniva sì, il termine. Sì, e siamo venuti qua di vederli come giocano, come cantano, come saltano. Come suonano, non come giocano. Sì, anche. Come suonano. Giocano anche. Sì, sì. Giocano con i tamburi. Quindi sarà divertente, ragazzi. Giusto in tempo al tramonto ci fanno uno spettacolino soltanto per noi. Sembra che invece di essere venuti noi a vedere loro, sono venuti loro a vedere noi. Siamo completamente circondati. Comunque va bene così, giustamente una macchina come Totò non si vede sempre. Facciamo attenzione perché sono tanti. Siamo due contro tanti. Ma chi va?
bellissimo. Wow, bellissimo. Che ne pensi, amore? È intenso, è forte. Senti i tamburi che ti tremano nello stomaco, fanno questi salti di 2 metri. Anche i bimbi, pure il vecchietto. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Well done, guys. Yes. Well done. Well done to you. Very good. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ciao, ciao. Thank you so much. Allora, amore? Bellissimo, non ce l'aspettavamo. Onestamente, ci avevamo detto che i prezzi qua sono un po' altucci perché in genere ti fanno un tour solo per te. Pensavamo di non potercelo permettere. Bye bye, bye! Infatti lo show costa $100, però abbiamo negoziato perché lo faranno per voi. Avete visto quanti ne sono e onestamente ci vale la pena di vedere un show di drummers una volta nella vita. Di percussionisti, sì. Sì. Abbiamo preso anche un paio di tamburini qui, souvenir. Ovviamente vuoi andare a dare supporto a queste comunità locali, l'hanno fatti loro, quindi a mano, pieno di bambini, quindi va bene così. Eccoci qua, ultima notte in Burundi. Ci siamo concessi il lusso di prenotare un piccolo bungalow, grande doccia, piccola spuntatina, mangiata, una grande mangiata, giornata molto lunga e intensa. Ci vediamo domani. Sono andato a farmi una piccola passeggiatina qui a Gintega, la vecchia capitale, mentre Vera sta lavando un paio di vestiti, si sta preparando, in cerca di una boulangerie, per prendere qualcosa di dolce per fare colazione. Qua è appena arrivato il pane con qualcosa di dolce, il ragazzo è venuto col taxi, la bicicletta, bici taxi, vediamo cosa hanno, spero in una brioche. Qui abbiamo il bimbo dalla fornaia, rigorosamente a terra. Hello, bonjour. Bonjour. E... ok, abbiamo preso qualcosa, qui c'è un pezzetto di pane che ha detto che c'è un po' di zucchero morbido, se è qualcosa lo mangiamo come un panino più tardi, ma questo qui l'ha assaggiato, gli ho dato anche un morso, un misto tra una graffa, una graffetta e una brioche, un po' duretta ma il dolce c'è, quindi ci accontentiamo. La giornata è incominciata anche qui in Gintega, sulla bicicletta, sulla testa. Una fila lunghissima, diversi chilometri, da questo qua. Ma non tirate! Ci facciamo una passeggiatina? Tornando all'albergo? Tutto rigorosamente in testa, fin da piccoli. Bonjour! Bonjour! Pure i bimbi! Bonjour! Siamo a circa 2 ore dal confine con la Tanzania. Arriveremo con un'oretta di ritardo, speriamo che non ci facciano problemi. Scusate il disordine dietro, ma abbiamo fatto la valigia, o meglio Vera, la mia cara mogliettina brava, a lavare tutto a mano, bravissima, sì, si sta seccando. Allora, che ne pensi del Burundi? Non è proprio iniziato bene, primo giorno, sappiate cosa è successo, quindi... Vi ricorderete sicuramente. Sì, ma è finito molto bene, ieri abbiamo avuto una bellissima esperienza con tamburisti da Burundi. Campeggio molto, sul lago, sì, è stato bello. Sì, campeggio sul lago Tanganyika, quindi siamo contenti che abbiamo visto questo paese solo in 3 giorni, perché onestamente... Non valeva la pena, sì. Crediamo non sia un paese assolutamente pronto per il turismo in massa, non lo consigliamo. Sono molto poveri, sì. Ovunque ti fermi ti circondano e Muzungu, Muzungu, give me money, give me money. Dammi soldi, dammi, sì, franchi. Sì, Muzungu, bianco, dammi soldi. Vuoi, quindi... fermarti, fa una foto al panorama, sì, non la puoi fare, vuoi chiedere quanto costa un pezzo di pane, non lo puoi fare. È quindi... un giorno, è 2, 3, è pesante. Sono poveri, ci dispiace, però... Sono molto poveri. L'altro lato della medaglia, insomma, diciamo, dobbiamo anche dire che qui hanno acqua, hanno terra ferma,
quindi se ci si organizza, insomma, si può andare avanti, non è che sì. La temperatura non è estrema, non ci sono deserti. Si fanno case da... Le case sono fatte, sì. Da terracotta, da mattoncini di argilla. Sì. Quindi hanno tutto, hanno animali, possono sopravvivere, ma sono tanti. Questo forse. Sì. Venite qui, forse qualcuno che dovesse andare a visitare l'Uganda e il Ruanda per i gorilla, magari fare un salto. Una scappatella ma venire appositamente in Burundi, no. Non lo raccomandiamo a visitare questo paese, se anche noi l'abbiamo visto, ma non c'è da fare qua. Va bene, quindi continuiamo lungo la strada questi ultimi 100 km che ci porteranno in Tanzania e speriamo di non avere nessuna sorpresa. Ecco qua, Vera si è fermata per uscire a prendere due avocado, un poco di pane, motore acceso, vicino con la bicicletta che sta tornando indietro. Pronti per la fuga? Pronta per la fuga, amore? Sì, sì. Andiamo pure nella terra sperduta, in mezzo al nulla. Dai, salutiamoli, dai. Cosa diranno secondo te? Muzungu. Vediamo? No, sono... Hello. No, vabbè, questi qua sono carini, dai. Ha detto Muzungu? No. Questi qui si sono vergognati, dai. Hello! Bonjour! Questi qua sono timidi, dai. Sono carini. Sono carini. Questi sono innocenti. Se non chiedono soldi, allora sono bambini innocenti che ancora i genitori non le hanno insegnato di chiedere quanto soldi. Sia cattivo l'uomo bianco, eh? Abbiamo appena passato le 72 ore di visto che ci era stato consentito qui in Burundi, quindi abbiamo tempo per fermarci a mangiare. Era fatto il bruschettino qui con pane croccante, avocado, aglio, un po' di olio e peperoncino fortissimo che mi brucia la bocca, pizzico di sale e pepe, buonissimo, mangiamo un polo a polo. Non c'è niente meglio. Che bel pranzetto, avocado, un panino con avocado. Condivido, sono d'accordo con te. Dove crescono? Qui ai tropici, all'equatore. Eccoci qua ragazzi, siamo in frontiera, un'ora e tre quarti, quasi due ore di ritardo, speriamo non ci fanno problemi, documenti pronti, andiamo a fare questo passaggio di frontiera. Ok, non abbiamo fatto nessun controllo, ma siamo già in Tanzania. Mzungu, 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 Supera Mzungu. Ah, che bello, siamo in Tanzania. Se tutti i passaggi di frontiera fossero così semplici. Nessuno, entri e vai. Perfetto. Allora, tutto fatto, ci abbiamo messo meno di un'ora, però perché in Tanzania hanno un'ora avanti rispetto al Burundi, la banca ha chiuso. Quindi abbiamo tutti e due preso i timbri sul passaporto, sia io che Vera. Potevo uscire dal Burundi, ma non ho avuto il timbro d'ingresso sul carnet per l'entrata in Tanzania perché dobbiamo pagare la tassa stradale di circolazione. $25 per un mese, quindi... Però mentre sono andato a pagare la banca, sorry, abbiamo chiuso domani mattina. Vabbè, passeremo una notte qui in frontiera. Comunque è stato tranquillo, semplice, $50 costa il visto all'arrivo. Lasciamo il Burundi e ci fermiamo sul confine con la Tanzania. Eccoci qua in frontiera, Burundi-Tanzania, bloccati, aspettando che la banca apri domani mattina. Faccio un bel piatto di linguine, aglio e peperoncino. L'acqua sta bollendo, buttiamo la pasta.